Un caro saluto a tutti voi, amici, ben ritrovati. Il prossimo 26-29 ottobre si terrà a Cagliari una settimana sociale come tutti gli anni. In diocesi ci stiamo preparando e l'Azione Cattolica ha organizzato un convegno che si è tenuto domenica scorsa sui problemi del lavoro, ma anche sulle risorse che ci sono nel nostro territorio, sul nostro territorio. Il lavoro è una grande opportunità, si è parlato del lavoro anche come vocazione, che realizza in qualche modo i giovani. Si è parlato del lavoro come momento di costruzione della comunità, perché se c'è lavoro c'è anche una comunità più attenta e matura. Si è parlato di lavoro come cosa molto importante, promotore di legalità. Siamo cioè in un ambito dove quando c'è il lavoro la legalità è un poco più facilmente, come dire, costruita sul nostro territorio. Ma noi abbiamo ascoltato i protagonisti, i quali sicuramente ci diranno delle cose molto interessanti. Secondo lei c'è una speranza per il futuro, per i giovani, per il Mezzogiorno? La speranza c'è, ma ci deve essere, altrimenti non avrebbe senso, non avrebbe senso. La speranza per i giovani del Sud sta in parte nelle condizioni al contorno, no? Nel riuscire a smuovere, a uscire fuori da una certa forma di produrre e di proporre occasioni di lavoro, e dall'altro sta nei ragazzi stessi, nei giovani. Come dice Papa Francesco, vi è questa necessità di raccordare la freschezza, l'intuizione, l'innovazione che portano i giovani con la sapienza e la saggezza degli anziani. Se noi riusciamo a legare questi due estremi, che sono due elementi della cultura dello scarto, purtroppo, riusciamo a fare grandi cose. Le quattro direttive da seguire per poter poi presentarci come portare un nostro contributo alla 48ª settimana sociale e appunto dichiarare tutto ciò che non va, cercare le proposte, quello che diciamo le pratiche positive, parlare della trasformazione del lavoro. Ecco, ci dica un po' di questo. Bene, quest'anno la settimana sociale dei cattolici ha un taglio più pragmatico. Diceva la settimana scorsa proprio a Firenze Monsignor Santoro, che è l'arcivescovo di Taranto, nonché presidente delle settimane sociali, che hanno voluto dare un taglio pratico, non convegnistico. Quindi far uscire fuori le buone pratiche, applicare per realizzare occasioni di lavoro, quello che è il metodo del discernimento, no, vedere, giudicare, agire. Quindi vedere quello che c'è, giudicare quello che c'è e agire su quello che c'è. Al di fuori di qualsiasi discorso nettamente teorico. La teoria, l'analisi è importante e necessaria. Forse noi cattolici abbiamo peccato di troppa analisi, di troppa teoria. È il caso di iniziare a concretizzare questa analisi, agire, perché dietro un lavoro che non c'è, c'è una persona che non c'è. Lavoro e dignità, essere riconosciuti e tornare a casa e guardare i propri figli, la propria moglie con gioia, con speranza soprattutto. Quando torni a casa e non sai che cosa c'è alle spalle, domani lavorerò, non lavorerò, ho un lavoro precario, mi ripiglia. Non è un bel guardare, questo è importante. Il lavoro è una priorità assoluta per la Chiesa perché è un aspetto fondamentale della vita dell'uomo ed essendo così importante per l'uomo lo è anche per la Chiesa che si sforza di dare delle direttive proprio per l'agire umano. Poi oggi con i tempi che corrono parlare di lavoro è una tematica così importante e così centrale che la Chiesa per forza di cose se ne occupa e quindi dà delle direttive affinché l'uomo si possa orientare. E quali sono? Allora, la Chiesa ci dice innanzitutto che il lavoro è un aspetto fondamentale della dignità umana. L'uomo manifesta la propria dignità proprio anche attraverso il lavoro. Ed è un aspetto fondamentale. Poi ci dice anche che il lavoro è creatività, è
è creatività, ma è anche partecipazione alla creatività di Dio, perché così come Dio ha operato facendo la creazione, l'uomo attraverso il suo lavoro e attraverso le sue opere migliora, trasforma la realtà creata, e quindi l'uomo in qualche modo partecipa proprio all'attività creativa di Dio. È una tradizione un po' dell'Azione Cattolica avere a cura dei temi di natura sociale. È un tema concreto che riguarda la nostra gente e in modo particolare i nostri giovani. Pertanto abbiamo ritenuto opportuno farlo in questo periodo, ma non è un convegno fine a se stesso. Questa riflessione verrà continuata anche nei prossimi appuntamenti diocesani che noi abbiamo già pensato di portare avanti nei prossimi impegni associativi fino ad ottobre. Ecco, il ruolo proprio del presidente. Il ruolo del presidente è quello di rappresentare l'associazione, questa bellissima associazione, anche e colgo l'occasione per dire che c'è un, come dire, molte volte un'idea molto vaga di questa associazione anche all'interno del nostro territorio, all'interno della nostra diocesi. È un'associazione di laici che vive nella Chiesa ma vive anche nel mondo, che collabora e realizza il fine stesso della Chiesa, che è l'evangelizzazione. Cura molto la formazione dei giovani, dei ragazzi, degli adulti. Possiamo considerare l'Azione Cattolica una grande famiglia. Quest'anno è un anno particolare perché ci aspetta un incontro molto importante a Roma. Il 29 aprile incontreremo Papa Francesco, ci darà delle indicazioni, e lì verrà anche celebrata l'Assemblea Nazionale di Azione Cattolica, durante la quale verranno dettate le linee programmatiche per i prossimi 3 anni, perché ogni 3 anni c'è un ricambio dei presidenti, dei vari responsabili. Gli incarichi durano in genere un triennio e poi dopo 3 anni c'è l'assemblea poi porta alle elezioni del nuovo consiglio, così come è successo il 12 febbraio in diocesi. Cioè, è stato eletto il nuovo consiglio, che è composto da giovani, adulti, e poi all'interno di questo consiglio è stato presentato al vescovo una terna di nomi, e in questa terna c'ero io, e il vescovo mi ha scelto e gli sono molto, molto grata. Perché nasce la cooperativa? Perché l'agricoltura rispetto a 20 anni fa è cambiata moltissimo. Prima il singolo era forte e poteva fare tanto, oggi il singolo purtroppo è penalizzato, non può fare più niente, sia dei costi per quanto riguarda l'agricoltura, sia per quanto riguarda i costi vivi. Con la cooperativa si parte non solo per valorizzare ancora di più questo prodotto, creare un marchio unico, rafforzarlo, ma mettere in rete tutti i nostri mezzi per fare in modo di ottimizzare i costi e aumentare i guadagni. Prima eravamo i singoli, oggi siamo in gruppo, siamo sempre noi. Si spera di aumentare i terreni, prendere in fitto tutti i terreni che sono ormai abbandonati, purtroppo sono abbandonati nelle montagne. Il nostro obiettivo è valorizzare tutti i terreni incolti e fare in modo che questi terreni diventino tutti quanti coltivati da patate. Agricoltura sociale, oggi ne parla tanto in Toscana, in Umbria, ho visitato in più occasioni queste fattorie didattiche, e sono un vero sbocco lavorativo, ovvero le persone con problemi fisici e mentali vanno a curarsi presso queste aziende, e sono progetti anche finanziati, dei piani di zona locali, che purtroppo nessuno mette in atto. Siamo ambiziosi su questo. Il lavoro che vogliamo è presa dall'esortazione apostolica di Papa Francesco. Sì, anche di recente le chiese del Mezzogiorno si sono riunite a Napoli per riflettere su giovani e lavoro, l'emergenza lavoro per i giovani e soprattutto il bisogno di elaborare delle risposte che nel nostro Mezzogiorno passano attraverso delle possibilità.
la qualità della vita, l'agricoltura, l'ambiente, l'accoglienza anche attraverso il grande patrimonio artistico e culturale. E a questo convegno che si è tenuto a Napoli in febbraio ci sono state, appunto, si è parlato tanto del mezzogiorno e parliamo di speranza per i giovani. Credo che in ogni conferenza episcopale regionale si avvia una cabina di regia capace di proporre concretamente le risorse, le opportunità, i mezzi e le condizioni per avviare una collaborazione propositiva tra Chiesa e mondo dei giovani e soprattutto offerta lavorativa a quanti per una serie di difficoltà sono stati provati dalla perdita del posto di lavoro. In questa settimana sociale che si tiene qui nella nostra diocesi, quindi si converge insieme Chiesa e laici cattolici per vedere un po' meglio i problemi, per essere vicini alla gente del nostro territorio e portare poi qualcosa di propositivo a Cagliari. Questo dialogo nasce intorno a tutte le persone di buona volontà. Dipendentemente dalle appartenenze, noi vogliamo edificare la cultura del bene comune che pone in primo piano il rispetto delle giovani generazioni che si aspettano dalla Chiesa e da tutte le istituzioni civili, intermedie, educative, una speciale attenzione alle loro legittime domande di lavoro occupazionale e di umana realizzazione. Quindi sarebbe un po' come fare bene il bene. Certo, e questa è la vocazione che dobbiamo tutti custodire, un impegno. È una grande responsabilità che ci vede come protagonisti e soprattutto generatori di speranza in un momento particolare. La nostra Chiesa diocesana ha scelto un triennio di riflessione intorno alla speranza perché nessuno di noi sia diffusore di negatività, di pessimismo. Siamo prigionieri della speranza e perciò stesso elaboriamo questi percorsi educativi, positivi, generativi e responsabili. È l'ora della spiritualità. Ascoltiamo la parola del Vangelo e il commento. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù giunse a una città della Samaria chiamata Sicar, vicino al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio. Qui c'era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: «Dammi da bere». I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice: «Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana?» I giudei, infatti, non hanno rapporti con i samaritani. Gesù le risponde: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice «dammi da bere», tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva». Chi dice la donna: «Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo. Da dove prendi dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne beve lui con i suoi figli e il suo bestiame?» Gesù le risponde: «Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna». «Signore», gli dice la donna, «dammi quest'acqua perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua. Vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte. Voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare». Gesù le dice: «Credimi, donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre.
Voi adorate ciò che non conoscete. Noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma viene l'ora, ed è questa, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità. Gli rispose la donna: so che deve venire il Messia, chiamato Cristo. Quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa. Le dice Gesù: sono io che parlo con te. Molti samaritani di quella città credettero in lui, e quando giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da loro, ed egli rimase là 2 giorni. Molti di più credettero per la sua parola, e alla donna dicevano: non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo. Celebriamo la terza domenica di Quaresima e abbiamo letto il lungo Vangelo della Samaritana. Cristo dà a noi l'acqua viva che soddisfa la nostra fede. Questo incontro tra Gesù e la Samaritana fa vedere appunto e mette in risalto un anelito di conversione e invece nello stesso tempo l'acqua che Gesù stesso dona a questa donna. È un riferimento importante perché siamo nel tempo liturgico forte della Quaresima, va fatto al nostro battesimo. Anche noi siamo stati rigenerati dalle acque del battesimo e incorporati nella Santa Chiesa di Dio. E ne facciamo parte come popolo santo di Dio. E allora anche noi aneliamo al Signore e soprattutto nell'assemblea domenicale, come la Samaritana, chiediamo a Gesù, e chiediamo soprattutto e ci mettiamo intorno a questo pozzo che è l'altare del Signore e attingiamo l'acqua della nostra salvezza nella Santissima Eucaristia. E allora è bello rivedere anche questa liturgia domenicale nella eucologia propria che viene data a noi nella preghiera di colletta, che ci fa dire: o Dio sorgente della vita, tu offri all'umanità riarsa dalla sete l'acqua viva della grazia che scaturisce dalla roccia, Cristo Salvatore, concedi al tuo popolo il dono dello Spirito perché sappia professare con forza la sua fede e annunzi con gioia le meraviglie del tuo amore. L'acqua che disseta la nostra esistenza. La nostra esistenza a volte riarsa, secca, che ha bisogno di essere bagnata dalla grazia di Dio, e soprattutto quest'acqua che ci fa vivere con vigore e ci fa guardare a Cristo Signore come la roccia della nostra salvezza. L'altare per noi è la roccia, è Cristo roccia. Tutte le chiese hanno, soprattutto le chiese parrocchiali, dovrebbero avere un altare fisso, radicato alla terra, dove appunto da quella roccia scaturisce di domenica in domenica, di celebrazione in celebrazione, l'acqua della nostra salvezza. E allora anche noi come samaritani, cioè come peccatori, a volte come coloro che vivono nella propria mediocrità la loro esistenza, chiedono ed implorano a questa roccia di salvezza che sia scaturita l'acqua della grazia e che venga a fluire soprattutto nei nostri cuori, e ricordandoci sempre del giorno del nostro battesimo, giorno in cui noi siamo stati inseriti in Cristo, sacerdote, re e profeta. Anna Lucy, a te la parola. Aggiornaci sulle notizie della settimana. Ben ritrovati. Martedì 21 marzo alle ore 9.30 in Teggiano, il Vescovo incontra il Collegio dei Consultori, il Collegio dei Vicari Foranei e i Segretari. Mercoledì 22 alle ore 17 in Roscigno, il Vescovo conclude il percorso della Scuola del Vangelo, Forania Fasanella. Domenica 26 marzo, quarta domenica di Quaresima. Alle ore 16, presso la Certosa di San Lorenzo in Padula, conclusione Scuola del Vangelo, per una Chiesa capace di speranza. Arrivederci e buona settimana.
Siamo giunti anche oggi alla fine della nostra puntata. Un caro saluto a tutti voi che ci avete seguito. Vi ricordo come sempre la nostra mail essereisuidiscepoli@libero.it. Un saluto ancora a tutti e una buona domenica.